Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, sono qui con Francesco Ciao a tutti. dell'Istituto Militare Studi Politeisti. Vi ricordo che questa trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo ormai va avanti da 10 anni. Io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti, casella postale 56? 54, 53. 53, Marostica Vicenza. Va bene. Decimo anno di trasmissioni, ormai iniziato da quasi un mese. Francesco, oggi i cristiani cos'è che celebrano? Immacolata Concezione. L'Immacolata Concezione. Da chi l'avranno rubata questa idea? Da chi l'avranno rubata questa idea? Da chi l'avranno rubata Sì, questa beh, idea? se rubano tante idee, ma il problema è che le vanno a deformare, le vanno a schematizzare, le vanno a rendere Ma assolute. una deformazione non da poco, non da poco, perché in effetti, quando ti trovi davanti a un eroe, no? C'è un individuo che fa delle grandi cose sia per la società sia per la vita. In effetti, ti viene a dire quello è un Dio. Cioè, hai questo trasporto, diciamo così, emotivo rispetto a quella persona, dici quello è un Dio. Se poi questo ci marcia un po' sopra, non è grave. Dici, in fondo, ha dato molto. Pensate soltanto a Scipione l'Africano, per esempio, no? Cioè, il suo comportamento è stato un comportamento eroico praticamente dall'inizio alla fine. Cioè, ricordiamoci che Scipione l'Africano non solo ha salvato Roma, ma durante la battaglia di Cannae, quando è stato il massacro dei Romani, si è portato a casa il padre e aveva 16 anni. Per cui, chiaramente è un comportamento eroico al di là di tutto. Per cui, anche se uno dice, vabbè, è nato da una vergine, è nato figlio del Dio, è poco Sì, importante. beh, il discorso è questo qua, che poi verginità, ripetiamolo, che l'antico greco aveva un altro significato, non era il Esatto, tappo che pretendono i cristiani, era, esatto. significa che era una donna libera, che non era Sì, ma sottomessa, comunque diciamolo così, cioè che non insomma, era vincolato prendiamo, al rapporto con un esatto. uomo, cioè questo è il significato Infatti la diverso. verginità era non essere posseduti in pratica, non essere posseduti da qualcuno, cioè l'atto sessuale che veniva proiettato all'interno del sistema Cioè, un sociale. retaggio di una simile definizione quando parli di natura vergine, cioè nel senso Esatto. significa natura vergine non perché non ha Oh, là, rapporti, fermo, fermo, ma fermo. soltanto per il Cosa? semplice fatto. Il microfono forse Aspetta, vediamo. c'è qualcosa che non quadra. Vediamo. O parli dentro al Dimmi. microfono E perché. adesso dovrebbe essere a posto, dai. Sì. Significa appunto che non è stata ancora controllata dall'uomo in qualche No, maniera. c'è qualcosa che non va ancora, Francesco, sai. Vediamo. Vediamo. Ai ai ai. Cioè, scusate, ma abbiamo un attimo problemino con i microfoni Vediamo se. che non riusciamo a farli funzionare. Adesso vediamo. Ecco, Prova. perfetto, Vabbè, perfetto, perfetto. Era il Francesco. telefonino che dava problemi di Ok. interferenza. Niente. Allora, il discorso è questo, no? Per cui nell'antichità c'era in realtà questo discorso della verginità, però è inverso, cioè nel senso che l'uomo che fa grandi cose è sicuramente il figlio del Dio. Ercole non è che è figlio di Zeus e dopo fa le fatiche. Ma viene riconosciuto come figlio di Zeus proprio per aver fatto le fatiche. Chiariamocelo questo, cioè, non è che la madre di Ercole era vergine e allora Ercole ha fatto le fatiche, ma dopo aver fatto le fatiche viene riconosciuto come un dio. E questo è esattamente l'inverso del cristianesimo, cioè nel cristianesimo si pretende di riconoscere il pazzo di Nazareth come figlio del Dio solo perché la madre era vergine. Cioè, è effettivamente un capovolgimento di quelle che sono le relazioni sociali. Io voglio leggervi brevissimo da Deschner e il Gallo cantò ancora il discorso della verginità, perché bisogna che capiamo qual è l'immondizia dei cristiani della che proclamano la festa di oggi, cioè effettivamente è un'immondizia dottrinale ed è un'immondizia che va a discapito del sistema sociale. Da pagina 315, ultima edizione, la derivazione pagana del dogma della verginità. Allora, la generazione divina da una vergine era ben nota in Egitto, a Babilonia, in India, in Persia, in Grecia e a Roma. A Roma anche Annibale, anche Scipione. E proprio per la sua mostruosità biologica, il miracolo ha sempre goduto di grande fortuna. Già nel terzo millennio, Amon-Re,
il dio egizio del sole, s'accoppiava con la regina assumendo le sembianze del re, suo consorte. Ella si era già unita con lui, tuttavia non aveva avuto ancora luogo alcun coito. È una situazione analoga a quella di Maria, moglie di Giuseppe, eppure sposa di Dio. Nell'atto il Dio si fa riconoscere dall'eletta e separandosene promette la nascita di un bimbo che renderà il mondo felice e inaugurerà un regno di grazia. Ma dopo la nascita dice al bambino: tu sei il mio figlio carnale che io ho generato. Questa citazione è tratta da Norden. Intorno al 2850 a Babilonia, il re Sargon di Akkad, con l'intenzione di farsi passare come figlio di una divinità, sostenne: mia madre era vergine, mio padre sconosciuto, benché tutti fossero ben informati della sua origine. In India, Buddha fu ritenuto figlio della regina e vergine Maya, e nell'antica Persia, come Zarathustra, fu venerato quale figlio di una vergine. Era anche assai diffusa la leggenda della miracolosa nascita di Platone, al quale in seguito il discepolo Aristotele eresse un altare nei giardini dell'Accademia. Sembra che il padre di Platone, Aristone, non abbia avuto rapporti sessuali con la vergine moglie Perictione per ordine divino, finché non ebbe partorito un figlio, generato però dal dio Apollo. Questa leggenda viene già raccontata da Speusippo, nipote del filosofo, nel suo Elogio funebre di Platone, ed è una prova di quanto fosse facile far nascere e diffondere simili storie. Un portentoso concubinato del tutto analogo venne raccontato anche a proposito di Alessandro Magno, alla cui madre fu attribuito l'appellativo di madre del dio. Prima della vi ricordo che quella di Alessandro Magno è anche ridicola come cosa, perché Alessandro Magno è andato a intervistare l'oracolo di Amon nel deserto egiziano, no? E l'oracolo gli ha detto: ascolta figlio mio, ora, ah bene, sono figlio del dio. Cioè, fa anche un po' ridere la cosa, però sta di fatto che Alessandro Magno in ogni caso è considerato un grande, ma non semplicemente un grande perché faceva le battaglie, ma perché ha portato tutta la cultura greca in tutta l'Asia, ha portato la cultura dell'Asia all'interno della Grecia. Cioè, c'è una grandezza non solo nel combattere, ma anche come si combatte e cosa si porta nel combattere, perché i cristiani per esempio hanno combattuto ma hanno macellato, non hanno portato niente. Cioè, questo è basta pensare a una cosa molto semplice, che sicuramente Alessandro Magno non era un distruttore, non era certo un annientatore, ma era un qualcuno che veicolava, usiamo questo termine, anche cultura, che veicolava una visione del mondo, che veicolava una sensibilità enorme. Perché se noi stiamo a pensare che Alessandro Magno è stato l'unico capace ad entrare in un paese come l'Afghanistan, se noi stiamo assistendo nella storia recente, negli inglesi, nei russi, negli americani riescono a controllare questo paese, il fatto stesso che Alessandro Magno ci arrivi significa che è riuscito a comprendere la dimensione culturale di quel paese, è riuscito a trovare una simbiosi, un contatto. E se voi andate a pensare quello che di grande è un prodotto di una civiltà greca presente in una zona come del genere, perché basta pensare ad esempio alla comunità anche dei Kalash che sono ancora presenti, significa che effettivamente non arrivava come rullo compressore o come l'annientatore, l'unificatore, l'omologatore di tutto, ma che era capace di portare elementi che le culture locali recepivano, facevano proprio e sviluppavano una propria civiltà. Perché se voi pensate alla civiltà greca di Herat, e quel poco che ci è rimasto, perché è stato sempre distrutto da tutti, però quello che ci rimane ci dà la dimostrazione di una grandezza. Perciò Alessandro Magno sicuramente è stato una persona che non era il conquistatore che abbiamo avuto, ad esempio, come cristiani in America del Sud. Comunque, a seguito di Alessandro Magno c'erano anche dei filosofi che hanno portato, analizzavano le idee, il pensiero dei popoli dove andavano e riportavano quello che gli è utile. Basta pensare alla Quarta Accademia, lo scetticismo, che nasce proprio dall'integrazione con i gimnosofisti, con gli yogi indiani. Questi filosofi al seguito di Alessandro Magno, fra le altre cose c'è anche uno dei miei preferiti, Pirrone, studiarono quello che era il comportamento, cioè la filosofia di quei popoli. Non è che non furono come i cristiani che macellarono tutti e dopo forse abbiamo macellato tutti, adesso andiamo alla ricerca di cosa c'è rimasto. È diverso il discorso, molto diverso. Per cui effettivamente anche Alessandro Magno puoi dire: vabbè,
ha fatto delle grandi cose, perché quando è arrivato al tempio di Amon in Egitto aveva già fatto tutta una serie di battaglie, aveva fatto tutta una serie di trasformazioni, per cui chiaramente mi sento un dio, mi sento quasi invincibile, è una cosa anche abbastanza comprensibile dal punto di vista umano. Quello che non è comprensibile è invece chiunque nasce, chiunque riusciamo a vendere che sia nato una vergine deve essere onorato e adorato come un dio, cioè questo non è comprensibile, questo è un insulto all'intelligenza umana. Sì, poi c'è che da fare un discorso molto particolare che sul discorso della partenogenesi, sul discorso tipo negli anni 70 è stato fatto un convegno a New York di sessuologi che ad esempio andavano a studiare l'infertilità psichica, cioè nel senso delle, in alcune culture primitive le donne riuscivano a non essere fertili per scelta culturale, cioè nel senso proprio perché avevano un controllo del loro corpo, perciò dobbiamo tenere conto questo, che il monoteismo ha anche danneggiato moltissimo la biologia, la fisiologia occidentale. Sì, sì, è vero, infatti anche negli animali ormai si è notato che esiste un controllo psichico-emotivo di quello che è la gravidanza, sia in tempi, sia in modi, sia in non gravidanza, sia in stimolazione di aborti, oppure stimolazione di crescita fetale, perché in realtà esistono delle esigenze, anche delle esigenze di vita delle persone, perché l'importante è la donna, non il feto, cioè la donna è la persona che può costruire la vita, cioè la può costruire sempre. Ora, o la donna vive in buone condizioni di vita, per cui decide di portare a termine la gravidanza, oppure se le condizioni di vita, sia fisiche, psichiche, emotive o sociali, sono cattive, la mettono in difficoltà, la donna ha il diritto di venire meno alla gravidanza. Ed esistono delle strutture psichiche, emozionali, che vengono messe in moto anche dall'individuo stesso. Purtroppo il cristianesimo ci fa chiudere la testa col nostro corpo, c'è cioè il rapporto fra noi e il nostro corpo, e non ci consente di avere un rapporto lineare. Però è il terrorismo del cristianesimo, cioè il cristianesimo che organizza il terrorismo nei confronti delle persone e le priva del controllo di se stesse. Questo è un altro discorso ancora. E che distrugge le culture, distrugge i retaggi, cioè tutto quello che appartiene alla cultura di una civiltà viene annientato perché c'è la buona novella da portare, e questa è un'altra dimostrazione proprio della nocività del monoteismo in tutti quanti gli ambiti. Prima della nascita di Apollonio di Tiana, alla madre apparve la divinità che le disse che sarebbe rinato da lei. La dea Era mise al mondo da vergine il figlio Efesto, beh, lo mise al mondo da se stessa, non da vergine, che è un po' diversa. E nel culto di Ercole la madre veniva considerata contemporaneamente vergine e madre. Le nascite da donne vergini erano tanto diffuse e conosciute nel mondo antico che la patristica più eminente propagandava la nascita verginale di Gesù proprio rinviando ai miti pagani analoghi. Siffatte concezioni erano poi diffuse anche nel giudaismo ellenistico. Il filosofo ebreo Filone, 20 e 50, a proposito c'è gli osti scritti di questo filosofo, che esercitò una potente influenza sul cristianesimo nascente, narra di quattro donne della storia biblica, Sara, Rebecca, Lea e Zippora, il cui seno sarebbe stato fecondato e aperto miracolosamente da Dio. Per cui, come vedete, è una scoppiazzatura piuttosto bieca, aberrante, di quello che sono miti antichi. I miti antichi, cioè miti, i racconti antichi, servivano a spiegare una realtà, non a costruirla o a piegare la realtà. E sono due cose diverse, cioè sono due cose assolutamente diverse, inverse. Direi, una porta alla libertà, l'altra porta alla schiavitù. Siccome è il figlio della Vergine, mettetevi in ginocchio. No, Ercole ha fatto le sue fatiche, ha affrontato i problemi della vita, Sargon de Akkad ha affrontato i problemi della vita e si è fatto anche un mazzo non indifferente, Alessandro Magno ha affrontato i suoi problemi della vita, dunque figlio del Dio. Vabbè, gliela passo anche perché tutto sommato quei loro sforzi costruiscono il Dio dentro di loro. Per cui per me va benissimo considerarli anche dei figli di dei. Quello che non mi sta bene è che qualcuno metta in ginocchio delle persone davanti a uno e dice ma quello è nato da una vergine, dunque è figlio di Dio. Questo non mi sta bene, questa è una porcheria, una vaccata, un atto di terrorismo. Questo. Sì, ma poi c'è anche un discorso da fare, che
il corso della virginità appartiene anche a un concetto ben particolare, che è quello dell'impurità sessuale tipica di tutte quante le religioni monoteistiche, cioè quello di definire il sesso sempre come un qualcosa di problematico, di difficoltoso, di complesso, di peccaminoso, che deve essere valorizzato, inquadrato, il dono dell'amore di Dio, cioè tutta una serie di masturbazioni cerebrali molto consistenti che alla fine, dopo 2000 anni, ha prodotto un fenomeno come la psicanalisi, perché è da pensare che un fattore come la psicanalisi di tipo freudiano non sarebbe certo sorto 2000 anni fa. C'è evoluta la stratificazione, l'aggiunta, la costruzione dell'edificio del monoteismo per poter generare tutte quelle forme di follia, di manie, di castrazioni psicologiche, fisiche, mentali che hanno generato il monoteismo. E dopo da questo è nata appunto la psicanalisi, proprio perché c'è il concetto di impurità che è tipico del discorso monoteista, cosa che il concetto di impurità sessuale non è presente in altre religioni o in altre civiltà o in altre culture. Recentemente stanno un po' sorgendo, un po' qua e là, me lo dicevi anche tu prima a proposito di Padova, degli attacchi al paganesimo, no? Cioè la Chiesa Cattolica, i cristiani in generale si stanno accorgendo di questo fenomeno, non è che si stiano accorgendo, lo conoscono già ormai da 15 anni, ma al di là di questo si stanno accorgendo che questo fenomeno continua sempre più a diffondersi a livello di massa, cioè a livello di gente. Questo per loro è intollerabile, perché finché è relegato alla cerchia culturale universitaria gli va bene, quando invece comincia a incidere sulla struttura emotiva delle persone diventa un po' più pesante. E Emanuele mi faceva osservare che aveva trovato due citazioni di paganismo in internet, proprio di attacco